Sindaco, arriveranno anche dei soldi per la scuola? Sì, allora la scuola è chiaramente fondamentale per l'entroterra. La nostra scuola, che è il Gabrielli di Pieve di Teco, deve espandere la sua offerta formativa e aprirsi alla società. Abbiamo parlato e concordato di costruire reti di scuole, quindi con l'offerta turistica del Ruffini, con l'offerta tecnica professionale del Marconi, poter aprire un corso serale in Valle Arroscia e quindi poter avere sulla sera dei corsi che permettono alle persone già adulte di aumentare la scolarità e di prendere una qualifica professionale. Con i Ruffini vediamo di aprire un percorso orizzontale e verticale che permetta di avere un diploma di tecnico turistico, che è quello che viene richiesto dalle aziende per poter incentivare il turismo nella nostra valle. Questo chiaramente ha un cappello unico, che è l'accordo tra USR e Regione Liguria e ANCI, che io rappresento come Commissione Scuola. L'obiettivo è dare un cappello di tutti questi enti per fare in modo che si superino i limiti di organico, i limiti economici, per aprire al territorio queste potenzialità. La Regione ci ha garantito anche un aiuto sui corsi di formazione per i dipendenti, quindi vedremo con le aziende del territorio quali qualifiche servono ai propri dipendenti e all'interno del Gabrielli, che è chiaramente il nostro fulcro, la parte principale e innovativa della valle, apriamo dei corsi di formazione per le aziende.